tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Notte di furti a Lucrezia, i ladri passano dai garage per entrare nelle abitazioni. A scuola uno studente tenta di ingoiare uno spinello durante un controllo di polizia. Chiesa gremita di gente per i funerali di Marco Maggioli, l'ex assessore morto di SLA. Facciamo. Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Notte di furti a Lucrezia, i ladri passano dal garage per entrare nelle abitazioni. No, aspetta. Vai. Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Notte di furti a Lucrezia, i ladri passano dai garage per entrare nelle abitazioni. A scuola uno studente tenta di ingoiare uno spinello durante un controllo di polizia. Chiesa gremita di gente per i funerali di Marco Maggioli, l'ex assessore morto di SLA. Sorpasso sulle strisce pedonali, giovane centrato in pieno da un'auto. A Monbaroccio aperti i mercatini di Natale. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Anche questa edizione del telegiornale si apre con la cronaca e con i furti. Furti che l'altra notte sono stati messi a segno a Lucrezia e come già era avvenuto in altre occasioni, anche questa volta i ladri sono entrati dai garage. Ancora effrazioni e razzie in appartamenti a Lucrezia di Cartoceto. Anche questa volta, ed ormai è una consuetudine, via di accesso prediletta dai ladri le porte dei garage che sicuramente oppongono meno resistenza di una porta blindata. La speranza è quella che l'appartamento sia comunicante, come già accaduto di recente nelle villette a schiera fatte tutte in sequenza. A poca distanza da lì, in questi giorni, altre strade, altri condomini e altri appartamenti, in tempi diversi, sono stati violati dai malviventi che mirano esclusivamente a preziosi e contanti contenuti nei portafogli lasciati lì prima di andare a dormire. Sì, abbiamo avuto questo risveglio un po' drammatico. Siete accorti subito che qualcosa non andava? Sì, più che altro mamma che si era alzata per andare a lavorare, lei aveva appoggiato la sera prima la borsa sul divano e già si era accorta che la borsa lì non c'era più. Quindi dopo è andata a ricontrollare in macchina, mentre io sono sceso andare a controllare nel garage ed era lì tutta svuotata, dove c'erano anche il portafoglio di mio padre e il computer di mio fratello. E dopo hanno fatto un po' l'ispezione, hanno preso quello che gli serviva, i soldi e un po' di oro, niente di che. Da dove sono entrati? Sono entrati dalla porta di sotto del garage, hanno levato la serratura e hanno fatto anche altre case nel vicinato. Ecco, avete fatto una verifica di quanto hanno portato via più o meno? Sì, all'incirca hanno portato via una settantina d'euro da mia mamma e 40 euro da mio babbo. Quindi all'ammontare un centinaio d'euro più queste bracciali d'oro che erano del battesimo. In che lasso di tempo sono arrivati? Durante la notte, penso intorno alle 4, alle 3, alle 4 così. Anche questa volta ladri in azione con i proprietari che dormono tranquillamente nelle camere da letto. Aperto la porta delle bruciature, hanno preso tutti i saponi che c'erano, perché c'era la scorta di saponi per la lavatrice, per i pavimenti, e hanno portato via tutto quelli. Dopo c'era un paio di calzoni nuovi imbottiti che l'avevo comprati nuovi, non li avevo messi ancora, perché prima di metterli li lavo sempre, la roba nuova. E una maglia lo stesso nuova, comprata giorni prima. L'avevo messo a lavare e hanno preso anche quelle. Quello che c'era? Quello che c'era, dopo non c'era più niente. L'anno scorso lo stesso inverno passato, lo stesso, è successa la stessa cosa.
Hanno passato da me, non sono venuti, ma intorno qui in zona sono venuti. Allora, ci sono due cose importanti da sottolineare in questo caso. Allora, la prima è che i furti continueranno tutte le sere senza sosta, almeno per ancora un paio di settimane fino a Natale. Questo è, lo dice e lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche. L'altra cosa importante da dire è che dove non c'è l'allarme c'è una specie di lascia passare per questi ladri, perché se devono scegliere un'abitazione scelgono naturalmente quella dove non c'è un impianto d'allarme. Dunque, se vogliamo stare un po' più tranquilli, è forse il caso di munirsi di un allarme. Questo è importante. Poi è chiaro, ognuno faccia i conti in base alle proprie esigenze, ma insomma questa è la situazione in cui ci troviamo a vivere. E adesso invece la storia, quello che è accaduto in un istituto scolastico a Fano, dove durante un controllo di polizia un ragazzino ha tentato di ingoiare uno spinello che stava fumando. Naturalmente il boccone è stato fatto sputare dagli agenti e il ragazzo, lo studente, è stato segnalato. Gli uomini del commissariato di Fano stringono la morsa attorno agli spacciatori e ai consumatori di stupefacenti. Su disposizione della questura di Pesaro, 12 agenti coordinati dal vicequestore aggiunto Stefano Seretti hanno setacciato bar e scuole fanesi. Identificate 72 persone e arrestate 2. Come già avviene da tempo in altre scuole della provincia, anche a Fano sotto osservazione speciale gli istituti scolastici, dove durante i controlli nel fine settimana alcuni studenti degli istituti superiori durante la ricreazione, anziché consumare merendine, sono stati sorpresi in atteggiamenti sospetti. Uno di questi, un 17enne fanese, ha tentato di ingoiare lo spinello appena fatto con marijuana e tabacco. Bloccato dagli agenti, è stato segnalato in prefettura come assuntore di stupefacenti. Le due persone arrestate durante i controlli nei locali pubblici sono un foggiano di 43 anni, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana e colpito da un ordine di reclusione di 5 mesi, per cui una volta identificato è stato condotto nel carcere di Villa Fastigi, ed un napoletano di 37 anni, anche lui con una pena da scontare per spaccio di droga di 5 anni, è stato portato nel carcere pesarese. Un giovane fanese di 22 anni è stato investito questa mattina sulla statale 16 vicino alla stazione ferroviaria di Fano mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è accaduto intorno alle 9:15. Il giovane si trovava già a metà carreggiata quando una Opel condotta da un sessantenne di Fano lo ha centrato in pieno mentre stava sorpassando l'auto che invece si era fermata per far attraversare il 22enne. L'urto è stato violentissimo. Il pedone ha sfondato il parabrezza della Opel con la testa e ha riportato diverse lacerazioni e tagli al volto. Soccorso dal 118 è stato portato al pronto soccorso e non è in pericolo di vita. Per i rilievi dell'incidente sul posto si è recata una pattuglia della polizia locale di Fano. Tanta gente oggi pomeriggio nella chiesa San Paolo al Vallato per l'ultimo saluto a Marco Maggioli, l'ex assessore, l'ex politico malato di SLA. Che risorgono? È stato un addio composto, raccolto, di profondo cordoglio quello a Marco Maggioli oggi pomeriggio nella chiesa di San Paolo Apostolo nel quartiere del Vallato. Il feretro fa ingresso in una chiesa riempita da amici e amministratori che hanno stretto attorno ai familiari e alla moglie Mara e la figlia Laura un abbraccio di grande conforto. La musica è stato il sottofondo di tutta la funzione. La musica infatti è stata una delle protagoniste della vita di Marco ed il suo amore per il jazz ha fatto sì che una marching band di 4 fiati intonasse St. James Infirmary, il gospel usato a New Orleans per i funerali.
Marco è un uomo dell'avvento, dice padre Stevens, che celebra la funzione religiosa assieme a Don Gabriele. Marco ci ha lasciati nella prima domenica dell'avvento, un uomo vero, credente autentico, che ci ha insegnato come si affronta la malattia, questa cosa cattiva e bastarda, continua il sacerdote, che ci mette di fronte alla realtà. E lui ci ha insegnato che un uomo, un cristiano, l'affronta a testa alta. Marco sapeva come vivere, un uomo vero non si arrende. Il periodo dell'avvento è il periodo in cui i cristiani stanno con la fiammella accesa, dice il sacerdote, perché sanno che il Cristo sta per giungere e lui si è spento per accendere i nostri animi. Poi chi ha condiviso con lui passioni e vita è lì, in prima fila, assieme a moglie e figlia. Storoni, l'amico fraterno, e Aguzzi, che ha condiviso l'impegno per la città, hanno voluto lasciare un ricordo tra il silenzio e il raccoglimento dei presenti. Senza Marco non so immaginarmi questa città, dice l'ex sindaco. Uomo buono, dice l'amico, Marco sarà sempre vicino a noi. Poi, come era entrato, anche all'uscita il feretro è stato accompagnato dalle note di un altro classico jazz eseguito dal quartetto. Ma per l'ultimo saluto, in un eterno, interminabile momento davanti al feretro del padre, la figlia Laura lo ha salutato sulle note di Guerriero. Trocchi gonfi, labbra tirate e tremolanti espressioni incredule, il guerriero se ne va. Ciao onorevole. E adesso apriamo la pagina degli eventi. Pergola, la città dei bronzi dorati, è pronta ad ospitare dall'8 all'11 dicembre la Ciocovisciola, la festa del cioccolato e del visciolato d'Eco, organizzata dall'amministrazione comunale. Quest'anno la manifestazione sarà dedicata alla solidarietà per le popolazioni colpite dal sisma. A presentare la settima edizione il sindaco Francesco Baldelli, il direttore provinciale di Confcommercio Merigo Varotti, lo chef Daniele Bonanni, il cui noto ristorante Matru di Amatrice è andato distrutto dal terremoto. Per la settima edizione, ha detto Baldelli, accanto al binomio cioccolato-visciolato sbarcherà un'altra eccellenza del nostro territorio, ovvero il tartufo, quello che la città di Pergola ha ideato e propone durante il periodo più bello e magico dell'anno. Oltre 100 gli espositori per l'evento più dolce di Natale, 18 i punti di assaggio e vendita di cioccolato artigianale. La dea bendata bacia due fortunati giocatori a Mondavio. Con soli 2 euro sono stati vinti oltre 212.000 euro, accaduto appunto a Mondavio, dove sono state registrate due vincite gemelle di 106.000 euro, spendendo solo 2 euro. E le due vincite sono state registrate nella ricevitoria di Piazza Matteotti della signora Patrizia Fioretti. I due fortunati vincitori hanno indovinato 9 numeri su 9. E insomma, per loro certamente un buon Natale. A proposito di Natale, andiamo a Monbaroccio per i mercatini. Si conclude con presenze record il primo dei tre fine settimana di È Natale Monbaroccio in festa. Oltre 5.000 persone hanno visitato il borgo di Monbaroccio vestito di Natale nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 novembre. Grande entusiasmo da parte dei visitatori giunti da diverse regioni d'Italia, che sono rimasti stupiti per la magia e l'atmosfera all'interno delle mura. Uno dei problemi che vanno curati con maggiore attenzione è proprio quella della sicurezza, e questo vale sia in tempo di evento che in tempi di non eventi, cioè nell'ordinarietà della quotidianità. Sì, questo è poi il mio terzo, diciamo, il terzo evento per il mercatino di Natale di Monbaroccio, e ogni anno vedo che migliora, cresce, è già arrivato, dicevamo, a livello nazionale, direi quasi oltre a livello nazionale. Tutto perché, come sempre, una cosa magari che ripetiamo tanto spesso ma è tanto vera, è il fatto che se tutto questo avviene è perché c'è, come dire, la partecipazione non solo di tutto Monbaroccio ma di tutte le associazioni di Monbaroccio e soprattutto, come vede, anche dei paesi vicini. Nuove installazioni del paesaggio invernale, punti di interesse culturale, oltre all'ormai simbolo di questo mercatino. La nevicata in piazza, ad orari prestabiliti, sono punti di forza anche per questa edizione che si prepara a battere tutti i record di presenza. Consolidato il gemellaggio con i mercatini di Bolzano, che come ogni anno hanno portato sotto il palazzo comunale lo splendido albero che nei tre fine settimana attirerà migliaia e migliaia di persone da tutto
tutto il centro Italia. Naturalmente il tutto è reso possibile dall'instancabile e febbrile opera dei tanti volontari su cui può contare la Proloco Monbarocese. Ma sì, sono soddisfatto e anche emozionato, una partenza veramente coi fiocchi. La presenza di tante autorità, di tante personalità, tutte ci hanno ringraziato per il lavoro che i nostri volontari svolgono, che i nostri volontari hanno messo in campo, a partire dal tutto il comitato della Proloco, al comitato parrocchiale, che sono il fulcro, il motore di questo mercatino di Natale. Devo dire che c'è grande entusiasmo, ma soprattutto una grande soddisfazione per vedere così tanta gente in questa prima giornata, in una prima di una lunga serie. Non si può che essere soddisfatti in una giornata così piena, soprattutto dei ringraziamenti, averli ricevuti da Bolzano. Questo ci rende veramente ancora più orgogliosi. E con Natale si chiude qui il telegiornale. Grazie come sempre per la vostra attenzione. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.